Agnese, hai un bel ruolo, quello di rappresentare la Madonna che per noi è la madre di tutti. Sì, è vero, infatti sono molto grata di fare questo ruolo, anche perché penso sia molto significativo e lanci un bel messaggio. Rappresenti San Giuseppe. San Giuseppe è un santo importante nella storia di Gesù. Sì, è un ruolo molto importante e questa è già la seconda volta che faccio questo ruolo e sono molto felice e orgoglioso di farlo. Paolo, ti piace il ruolo di San Francesco? Sì, sicuramente è una responsabilità grande, però sono felice di accoglierla stasera, impersonando questo. Ma stai pregando realmente? Sì, sì, no, il pensiero va, come ha detto la professoressa Infante, alle vittime della guerra adesso in Terra Santa e a tutti quelli che purtroppo ci hanno lasciato in questo periodo. Gianluigi, i Re Magi sono già arrivati alla capanna da Gesù? Sono già arrivati e abbiamo già portato tutti i doni. Ecco, è un ruolo importante secondo te quello dei Re Magi? È un ruolo molto importante, difatti abbiamo, diciamo, ci siamo allenati molto per intraprendere questo ruolo e credo che sia uno dei cardini del nostro presepe vivente. Senti Filippo, credo che sia importante anche per voi riflettere sulla famiglia e su che cosa rappresenta Gesù, la Madonna con San Giuseppe. Ecco, questa famiglia deve essere trasferita nei nostri cuori. Certo, è anche un'occasione per essere più uniti come scuola e appunto creare una bella grossa famiglia. Sicuramente, anche perché è una tradizione del liceo classico Pitagora che ormai va avanti da un paio di anni e come ha già detto l'altro Re Maggio è un'occasione per dimostrare che il liceo classico Pitagora è appunto una famiglia unita, perché non è che esiste soltanto la famiglia nel senso madre-padre, ma può essere anche una famiglia quella degli amici sicuramente. Quindi anche il vostro impegno oggi è quello di far capire l'importanza di questo presepe per dire: dobbiamo pregare tutti, dobbiamo unirci tutti per la pace, perché il mondo ha bisogno di questo. Sì, abbiamo bisogno della pace, senza la pace il nostro mondo sarebbe, diciamo, un mondo governato solamente da conflitti, quindi il presepe, uno dei valori del presepe è proprio la pace. Noemi, tu rappresenti l'angelo? Sì, sì. Essere qui vicino alla capanna dove c'è il bambinello, la Madonna e San Giuseppe, che cosa rappresenta per te? Rappresenta la pace e la sorveglianza dall'alto, perché comunque io rappresento la persona mandata da Dio che riferisce alla Madonna e a Giuseppe la nascita del bambino Gesù. Dal primo momento che noi abbiamo deciso di fare il presepe e questa cosa ci avvicina pure come scuola, come comunità, quindi è molto importante, molto bella.